Milano è la seconda qualificata alle semifinali. Vediamo come Lea 7 ha superato la Carpegna Prosciutto Pesaro nel nostro Playoffs Insider. 41 punti segnati in più di Pesaro nei primi quarti delle quattro gare, 39 nelle tre vittorie. Milano non ha perso tempo, mettendo in chiaro fin dalla palla a due quali fossero le chiavi della serie: fisicità e superiorità tecnica. I parziali nei primi periodi hanno indirizzato tre delle quattro gare della serie, condizionate soprattutto dalla difesa di Milano, che ha tenuto il secondo attacco del campionato, quello della Carpegna Prosciutto, 20 punti sotto media nelle due sfide al foro. Sempre più leader e trascinatore del gruppo. Da quando è arrivato a metà stagione, Shabazz Napier ha cambiato il volto e i destini di una Milano che gli ha affidato il ruolo di regista. Nella serie contro Pesaro è stato il più costante in casa e a 7, sempre lucido nel decidere quando affidarsi alle sue soluzioni personali o coinvolgere i compagni. 14 punti e 4 assist di media con 12 triple segnate in totale. La qualificazione alla semifinale porta il suo sigillo. Un sorpasso tra leggende. Mentre studiava dalla panchina le contromisure per superare la coriacea Pesaro, Ettore Messina diventava l'allenatore con più presenze nella storia dei playoff, scavalcando in vetta alla classifica Carlo Recalcati. 121 gare di post-season allenate con 80 vittorie. Anche questo un primato assoluto che coach Messina e Milano sperano di continuare a ritoccare.